Diciamo che la nostra specialità, cioè l'ortopedia e la traumatologia, è la specialità che osserva la maggior parte dei pazienti con dolore acuto. Dolore acuto che può essere un dolore traumatico oppure legato ad una patologia ortopedica vera e propria. Basta pensare alla lombalgine, alla lombalgia, al colpo della strega, dolore acuto di origine ortopedica, la frattura, dolore acuto invece di origine traumatica. In una situazione come questa, cosa vuole il paziente? Vuole soprattutto star bene e che passi il prima possibile il dolore. Ecco, direi che quello che qualsiasi medico deve fare nei confronti del paziente è ottenere il miglior risultato con la minor tossicità possibile. Molti pazienti che prendono, assumono dei farmaci antinfiammatori non steroidei si lamentano continuamente perché hanno il mal di stomaco o altri disturbi digestivi, e questo è estremamente frequente. Ecco, la nuova formulazione è un grosso passo avanti perché, essendo una formulazione intradermica, può essere effettuata dal paziente stesso, cioè non abbiamo bisogno di chiamare chi deve iniettare endovena piuttosto che non intramuscolo il farmaco. Il paziente se lo può iniettare da solo, questo è il primo punto. E il secondo punto è che il dosaggio modulato permette di avere il miglior risultato con il minimo dosaggio possibile, cioè non è detto che io abbia bisogno sempre del dosaggio massimo per attutire il dolore. Può darsi benissimo che con un dosaggio minimo io abbia il risultato voluto senza aver mal di stomaco.